Il Vangelo domenicale per la famiglia. Domenica di Pentecoste, anno C. Cari amici, oggi celebriamo la festa di Pentecoste, la solennità di Pentecoste, che è la festa della Chiesa e la festa della costituzione della Chiesa attraverso il dono dello Spirito Santo. Un dono dello Spirito Santo che fa sì che l'incarnazione raggiunga il suo culmine e ci spiega anche il perché del mistero pasquale di Cristo, della sua passione, morte, resurrezione, ascensione e appunto infine Pentecoste. Proprio perché, come ci dicevamo anche altre volte, se Cristo non fosse asceso al cielo, ma fosse rimasto in mezzo a noi, con il suo corpo anche da risorto, non poteva essere presente in noi attraverso il suo spirito. Ed oggi appunto ricordiamo e celebriamo, facciamo memoria viva, cioè attualizzante, nella Chiesa di questo mistero, il mistero del Figlio di Dio che continua, che prosegue e realizza in pienezza il mistero della sua incarnazione attraverso la Chiesa. Il Figlio di Dio non si è incarnato solo per rimanere Gesù di Nazareth, ma per rimanere corpo mistico presente nella storia attraverso noi cristiani, attraverso noi resi dallo Spirito, figli di Dio nel Figlio. E allora ecco il mistero della Pentecoste, così come ogni anno ci viene ripresentato nella narrazione degli Atti. Il primo segno che lo Spirito agisce nella storia attraverso i cristiani che sono chiamati appunto a rendere presente Cristo nella storia è il fatto che gli Apostoli escono dal cenacolo in cui erano riuniti ed erano chiusi dentro al cenacolo, come ci ricorda il libro degli Atti, per paura dei giudei. Ecco che spalancano le porte perché non hanno più paura. Perché? Perché ormai l'amore di Cristo si è riversato nei loro cuori attraverso il suo spirito ed ecco Pietro annunciare il mistero di Cristo, la resurrezione e la presenza di Cristo nella storia parlando la sua lingua, parlando l'aramaico. Ma, e questo è il primo grande miracolo che avviene il giorno di Pentecoste, ma tutti, a qualsiasi lingua e popolo appartenessero, erano capaci di capire ciò che Pietro diceva. Ovviamente questo significa una sola cosa, che il linguaggio dell'amore è capace di abbattere qualsiasi barriera e sono capaci di intenderlo tutti coloro che sono da Dio, tutti coloro che vengono dal Padre, tutti coloro in cui misteriosamente lo Spirito Santo è già all'azione. Infatti l'aveva detto Gesù: chi è dal Padre ascolta, intende, è capace di capire la mia voce. E allora ecco che tutti quelli che ascoltavano Pietro, a qualsiasi popolo e lingua appartenessero, erano incapaci di capire il linguaggio dell'amore. È un mistero che si ripete continuamente nella Chiesa. E io ci stavo pensando proprio nei giorni scorsi, sono reduce dall'Iran, dalla città di Qom, perché la mia università, l'Università del Papa, l'Università Lateranense, ha fatto un accordo con l'Università di Qom. Sapete, Qom è il centro universitario, ci sono più di 20 istituti universitari, migliaia e migliaia di ragazzi e ragazze che studiano filosofia e teologia sciita. Sapete che il mondo islamico è diviso in tante confessioni, le principali sono la sciita e la sunnita, e gli sciiti, ormai da diversi anni, sono aperti proprio al dialogo interreligioso, anche perché hanno una tradizione filosofica e teologica molto simile alla nostra, e quindi sono aperti al dialogo. E quello che mi ha colpito
che anche Papa Francesco è popolarissimo anche fra gli sciiti, è amatissimo anche dagli sciiti. E pensavo proprio appunto alla lettura degli atti di oggi. Noi non parlavamo il parsi né l'arabo, perché appunto in Iran si parla il parsi, il persiano. Però la voce di Papa Francesco era giunta anche lì ed era capace di suscitare l'entusiasmo anche di tanti sinceri credenti sciiti. È il linguaggio dell'amore che è capace di abbattere tutte le barriere anche linguistiche e allo stesso tempo è un linguaggio che crea una divisione. Vi ricordate San Gesù che diceva: io non sono venuto per giudicare il mondo perché la mia parola lo giudica. Cioè la parola dell'amore annunciata da Cristo e annunciata dai testimoni di Cristo di ogni epoca opera una divisione che non tiene conto né delle religioni, né delle culture, né delle lingue, ma tiene conto se una persona è dall'amore o no. Ed ecco infatti che la parola di Papa Francesco, non ve ne accorgete, è capace di creare delle divisioni che attraversano tutte le religioni, attraversano tutte le credenze, anche la credenza di chi è ateo, e cioè non crede in Dio, ma crede per esempio nei valori fortissimi dell'amore, è capace di riconoscere questa parola, perché vuol dire se è dall'amore, vuol dire che misteriosamente, anche se lui non lo sa, lo Spirito Santo già agisce nel suo cuore. Viceversa, magari ci possono essere dei credenti, sapete che ci sono tanti, che non sono capaci di riconoscere la parola dell'amore del Papa, anche fra noi cristiani, anche fra noi cattolici. Ecco, è il mistero dello Spirito che parla nei nostri cuori, per cui, come dice San Paolo nella seconda lettura, tutti coloro che sono capaci di gridare dal profondo del loro cuore, Abba, Padre, cioè sono capaci di riconoscere la signoria assoluta dell'amore nella loro vita, non importa poi quale sarà la denominazione religiosa con cui chiamiamo questo mistero di misericordia del Padre, che è un Dio pieno di amore che ama il mondo. Non importa. L'importante è che sono capace di ascoltare questa misteriosa voce dello Spirito che grida nel loro cuore, Abba, Padre. Ovviamente noi cristiani siamo capaci di dare un nome appunto a questa voce misteriosa dello Spirito, di dare il nome appunto di Padre a questo Dio invocato dal profondo dei cuori. Chi non è cristiano, addirittura chi non è credente, non è capace di dare lo stesso nome. Ma non importa, è la stessa voce dello Spirito che parla dai loro cuori e quindi è capace di intendere chi parla lo stesso linguaggio dell'amore. È il mistero della Pentecoste che continua a farsi presente nella storia. E allora ecco il Vangelo di oggi in cui Gesù promette la venuta dello Spirito, definito il Consolatore, cioè questa fede profonda, questa certezza profonda nell'amore che guida la storia e che è capace di sostenerci, di consolarci nelle nostre difficoltà, nelle difficoltà che necessariamente tutti incontriamo nella nostra esistenza. E lo Spirito Santo è capace di ricordarci le parole di Cristo. Anche qui credo che tutti ne facciamo l'esperienza. Leggiamo da sempre, da quando siamo bambini, il Vangelo, eppure soltanto in certi momenti della vita siamo capaci di ricordarci di queste parole, siamo capaci appunto di ricordare la verità di queste parole. Ve ne ho dato prima un esempio io, confrontandomi con l'esperienza di questi credenti e forti credenti della religione islamica, confrontandomi col fatto che loro sono capaci di riconoscere la parola dell'amore, anche se pronunciata da qualcuno che non appartiene
alla loro religione, anzi, se vogliamo, che è il capo di una religione, fra virgolette, concorrenziale, avversa. Non sapete che l'Islam e il cattolicesimo sono le due religioni più diffuse nel mondo, non di meno, e sono capace di riconoscere. Allora, ecco, quando io ho visto questo, mi sono ricordato della parola di Cristo, che ho letto infinite volte sul Vangelo: chi è dal Padre ascolta la mia voce. E perché? Perché l'ho vista realizzata nella mia esperienza. Ecco perché lo Spirito Santo è capace di ricordarci progressivamente nella nostra vita la parola di Cristo, man mano che questa parola di Cristo diviene incarnata realmente nelle vite di tutti noi. Ma in questi giorni mi accompagna anche un'altra parola dell'Apostolo Paolo, nella lettera ai Romani, quando al fondo l'Apostolo Paolo dice che mentre il primo Adamo è diventato un essere vivente grazie alla creazione, l'ultimo Adamo, Cristo, è diventato spirito datore di vita. E anche qui, vedete, San Paolo non dice ci ha donato lo spirito, ma è diventato lui stesso spirito datore di vita. E un grande padre della Chiesa che vi ho citato più volte, anche qui non appartiene alla nostra confessione cattolica, appartiene alla confessione ortodossa, ed era un contemporaneo di San Tommaso, è vissuto anche lui nel XIII secolo. Ebbene, lui, commentando proprio questo passo di Paolo, dice perché, dice appunto l'Apostolo, che Cristo è diventato uno spirito datore di vita. E lui si rifà proprio alla sua teologia della divinità, no? Che vi ricordavo altre volte, cioè nel rapporto trinitario c'è il Padre che si dona al Figlio, il Figlio che si dona al Padre, e da questo dono reciproco scaturisce la pienezza sovrabbondante dello Spirito Santo, cioè dell'amore di Dio che appunto si riversa fuori della Santissima Trinità e crea il mondo e redime il mondo appunto attraverso il dono dello Spirito, il dono della Pentecoste. Ebbene, dice Gabasilas, Cristo diventa uno spirito vivente perché? Perché diciamo, possiamo dire che il suo corpo è come il contenitore del suo spirito, il suo corpo umano è come il contenitore dello Spirito. E allora sulla croce avviene qualcosa di simile a quello che ha fatto la Maddalena a Betania subito prima della Passione. E cosa ha fatto Maddalena? Ha preso quel vaso colmo di profumo e l'ha rotto, va bene, perché appunto il profumo l'unguento sgorgasse, ci potesse ungere i piedi di Cristo, ma appunto, nota l'Apostolo Giovanni, tutta la casa si riempì del profumo di quell'unguento. E allora Cambiasillas unisce questi due episodi e soprattutto unendoli dice ecco perché Cristo ha detto di fronte alla testimonianza d'amore di Maria, dice questo gesto che lei fa sarà ricordato per sempre, sarà ricordato nei secoli. E perché questo gesto anticipa il mistero della mia sepoltura. E perché? Perché appunto con il mistero della sua morte è come se il corpo di Cristo fosse diventato esso stesso Spirito Santo. Perché? Perché lui si è donato completamente. E donandosi completamente da figlio al Padre, come era da sempre, ripeto, nel mistero della Santissima Trinità, essendosi però donato questa volta, dando la sua vita, dando la sua vita corporale e una volta per sempre, offrendo la sua vita corporale, allora anche il suo corpo è stato, diciamo, inserito in questo mistero grande dell'amore che costituisce la natura di Dio, la natura della Santissima Trinità. E quindi è completamente spiritualizzato. Diciamo, non solo, non è un vaso che si rompe, ma è il vaso che diventa unguento.
Va bene? E nota Gabasilas, questo è il modo con cui lo Spirito Santo continua a donarsi nella Chiesa. È vero, lo Spirito Santo si dona attraverso i sacramenti, però i sacramenti sono un segno che esprimono questa realtà profonda. Lo Spirito Santo, sapete, Sant'Agostino lo definiva l'aria, lo spirito, appunto. E spirito nel linguaggio della Bibbia significa il soffio del respiro. Ebbene, lo Spirito Santo è l'aria, il soffio che si respira nella Chiesa. Ma alla luce di quello che ci ha detto Gabasilas, si respira nella Chiesa nella misura in cui attraverso i cristiani si compie lo stesso mistero della passione, del mistero pasquale di Cristo, nella misura in cui siamo capaci di diventare dono per i nostri fratelli, di donare la nostra vita per i nostri fratelli. Appunto, ricordatevi sempre la parola di Gesù: non c'è amore più grande di colui che dona la vita per i suoi fratelli, per le persone che gli ama. Ecco che il mistero della Pentecoste continua a realizzarsi al vivo, nel mistero della Chiesa. Altrimenti dopo corriamo il rischio di interpretare i sacramenti come dei riti magici, no? E lo Spirito Santo continua a donarsi nella Chiesa perché nella Chiesa ci sono uomini e donne che continuano il mistero pasquale di Cristo, donando la loro vita ai loro fratelli, facendo sì che il loro corpo venga spiritualizzato, diventando dono d'amore per gli altri, e capite che se lo facciamo col corpo vuol dire nella concretezza quotidiana degli infiniti gesti dell'amore che abbiamo l'occasione di compiere nella nostra esistenza, che abbiamo l'occasione di compiere giorno per giorno, che nella misura in cui avviene questo, nella comunità cristiana si respira lo Spirito Santo, si respira l'amore di Cristo. Allora, le nostre parrocchie saranno vera comunità di chiesa, non solo e non tanto perché vi si celebrano i sacramenti, ma perché la celebrazione dei sacramenti viene resa reale, viene resa autentica. Se no, ripeto, corriamo il rischio di fare dei riti magici. Viene resa autentica dal fatto che quella parrocchia è abitata da persone, da uomini e da donne, da sacerdoti, da papà, da mamme, da cristiani, bambini, piccoli, grandi, che pur con i loro limiti però continuano il mistero della Pentecoste, il mistero del dono della vita di se stessi, perché in quella parrocchia, in quella comunità si respiri l'amore di Dio, si respiri il mistero della Pentecoste. E ovviamente questo a maggior ragione vale per le nostre famiglie. Per il sacramento del matrimonio, e voi siete stati costituiti segno vivente dell'amore di Cristo, il marito per la moglie, la moglie per il marito, i genitori per i loro figli, e naturalmente perché questo sacramento del matrimonio non sia un rito magico, ma sia una realtà esistenziale. E tutto questo diventa vero nella misura in cui nelle nostre famiglie si vive questo mistero del dono reciproco, questo mistero della spiritualizzazione dei nostri corpi, che non vuol dire appunto amarci in maniera sessuata o astratta con tutte sciocchezze, ma si respira il mistero del dono continuo dello spirito perché appunto sono famiglie in cui ci si dona reciprocamente, donandosi amore umano. Ci si dona anche lo Spirito Santo, l'amore di Dio. Ecco, questa è la riflessione che vi volevo lasciare e anche l'augurio per questa grande festa, per questa grande solennità della Pentecoste, in cui celebrando il mistero della nascita della Chiesa, celebriamo anche il mistero più profondo che dà un senso cristiano al nostro essere sposi, al nostro essere mariti, mogli, genitori, ma anche vorrei aggiungere cognati e cognate e nuore e generi, nel senso che il mistero di questo dono di noi stessi che viviamo in famiglia deve essere un'aria che sono capaci di respirare
tutti i componenti della nostra famiglia e anche tutti coloro che nelle nostre famiglie vengono ospitati e accolti, perché tutti possano respirare il profumo dell'unguento, dell'amore che si dona. E sapete, il commento del Siracide che dà il senso, no, dell'unguento anche sparso da Maria Maddalena, e che un amico fedele è come un unguento profumato. Il Salmo dice come olio profumato che scende dai capelli e bagna tutto il nostro corpo. Ecco, che davvero l'amore vissuto nella semplicità delle nostre famiglie diventi quel profumo che tutti coloro che abitano la nostra casa possono respirare e gustare. Questo è l'augurio che vi faccio in questa solennità della Pentecoste, festa della Chiesa e festa anche delle nostre famiglie. E arrivederci alla prossima videolettera.